Grazie prima di tutto per coach, per incontro quando dici un allenatore che da una squadra che gioca veramente, sta giocando veramente bene tutto l'anno, è veramente un complimento molto importante per noi. Guarda, noi vogliamo essere uguali ogni giorno, ogni allenamento di partita, prima di tutto prendere, diciamo così, una mentalità giusta, una mentalità, essere presenti, concentrati, difendere, correre facendo errori, come abbiamo fatto stasera, prima di tutto quando i ragazzi si stancano, ma perché solo con questa mentalità prima o dopo si vince qualcosa, qualcosa serve. Vorrei fare complimenti ai ragazzi per una prova buona, abbastanza buona, prima di tutto in difesa, e adesso, come ho detto dopo la partita, c'è tutto in 40 minuti, tutto questo che abbiamo fatto fino adesso non conta molto, dobbiamo dimenticare, dobbiamo recuperare a pieno, fisicamente, ma prima di tutto mentalmente, e incontrare la partita domani è molto giusto, perché sicuro non c'è freschezza. La squadra è uguale a Avellino come primo giorno, e in questi momenti sicuro conta forza mentale molto. Domande? Vai. Hai parlato di freschezza, proprio che dite in certezza mettendo Amato e tutti i minuti, mentre Avellino oggi ha vinto tutto un tiro, ieri già volata. Pensi che potrei avere più energie? No, perché ognuno che è stato sul campo è andato 100%, quasi, voglio dire, nessuno si è risparmiato quando siamo stati più 20 o più 25. Seconda domanda, chi è ti senti favorito? Favorita? Sì. Ho detto prima, quando abbiamo fatto conferenza, che Avellino è squadra più in forma, senza dubbio, una squadra profonda, talentosa. E ho fatto complimenti fino a ieri, non mi ricordo quando Avellino l'ultima volta ha perso, ma regola, come si dice, numeri grandi, legge e numeri grandi, prima o dopo deve portare una sconfitta, non si vince 100 partite al tiro, speriamo domani, speriamo. Sì, scusa coach, volevo capire questo, non tanto dal punto di vista fisico ma dal punto di vista mentale, siccome per merito vostro, perché è stato merito vostro, però come ha detto lui, avete avuto sia la partita contro Venezia che questa, che dal terzo quarto avete giocato senza grosse preoccupazioni, diciamo così, tutti hanno dato 100% ma senza grosse preoccupazioni. Se domani invece ci fosse un punto a punto, perché Avellino riesce a contrastarvi, hai paura che possa accadere qualcosa, o pensi invece che la tua squadra, proprio perché si sente forte, riuscirà comunque ad andare avanti? Cioè, perché quando ne vinci due facili, se poi hai un avversario così... Sì, dopo perdi facile una grande, speriamo di no. No, certo. Insomma, speriamo di sicuro. No, capisco domande, ma onestamente, guarda, siamo pronti. Ci vuole questa partita, onestamente, perché sappiamo tutti che Avellino è l'unica squadra che ci ha sconfitto qua in ultimi 2-3 anni. E prima di tutto perché tutto è fresco in nostra mente, sai, perché è successo prima 2 settimane. Sappiamo che come siamo partiti in questa partita, moli meno 12. Sappiamo che in 7-8 minuti abbiamo break più 20, e sappiamo che gli ultimi 5 minuti abbiamo subito 20 punti senza difendere nulla. Quindi sappiamo tutto. Ok, grazie. Altre? Fantastico. Grazie mille, ci vediamo domani.